Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Di Prima Mattina, puntata di sabato 3 marzo. Dunque, come sempre, andremo a leggere le notizie della nostra rassegna stampa sui quotidiani e sui principali siti di informazione del territorio abruzzese. Poi, nella seconda parte, lasceremo spazio allo sport, come di consueto, per le anteprime sul weekend sportivo. Ci concentreremo in particolare sul calcio insieme ai nostri ospiti. Ma iniziamo subito con la rassegna stampa, partendo dai quotidiani, il centro e la città. Andiamo subito a vedere le rispettive prime pagine. Oggi, come saprete, è giornata di silenzio elettorale, domani si vota per le elezioni politiche, ma ovviamente sui quotidiani si riportano le notizie relative alla chiusura della campagna elettorale che appunto è terminata ieri sera. Intanto iniziamo con l'apertura del centro che riguarda i migranti. Teramo ospita oltre 1000 migranti, questi sono i dati della prefettura. Sono 960 nei centri d'accoglienza e 150 negli SPRAR. Nel taglio alto, come vedete, il richiamo ad uno speciale pubblicato oggi appunto dal centro sulle modalità del voto, candidati e schede. Domani dalle 7 alle 23 un milione di abruzzesi alle urne, platee gremite appunto per i comizi finali. Nella foto notizia centrale, spazio allo sport, al calcio, con il campionato di Serie C che oggi pomeriggio vede impegnato il Teramo in campo a Padova. Il Diavolo cerca l'impresa contro la capolista. Andremo poi nella pagina sportiva appunto anche a leggere le anticipazioni sul match. Invece di spalla sulla colonna di sinistra le cronache, quarto sequestro per l'auto dei Santoleri, volevano rottamarla. Il caso ovviamente è sempre quello della morte della pittrice Renata Rapposelli. Poi ancora notizie di cronaca, guida auto aziendale Postino a processo, scoperto per un incidente. E infine furti in serie di gasolio a Corropoli, arrestati due fratelli. Andiamo a vedere ora la prima pagina del quotidiano La Città, che apre anche in questo caso con la cronaca, una notizia di cronaca. Gli offrono sesso per rapinarlo dopo il raggiro con una minorenne, un altro anziano vittima di ricatto sessuale da parte di tre Rom. Sulla città la fotonotizia centrale è dedicata appunto alla chiusura della campagna elettorale a Teramo, con la piazza che è di Potere al Popolo, unica formazione ad aver chiuso in piazza appunto con un comizio finale, mentre tutti gli altri partiti e movimenti snobbano, come si legge appunto nel titolo sulla foto, snobbano il comizio finale in città. Ancora la cronaca, sempre sulla prima pagina della città, ubriaco finisce fuori strada con l'auto delle poste, cinquantenne sotto processo per peculato e guida in stato d'ebbrezza. Sempre un incidente, ma a Pineto, un incidente avvenuto qualche mese fa, la scorsa estate, è stato individuato un pirata della strada che aveva provocato appunto un sinistro e poi era scappato senza prestare soccorso ad una donna rimasta ferita. Ancora cronaca nel taglio basso, come vedete di lato c'è la notizia che ha fatto ieri il giro della città e anche del web. È morta Chissi, il noto personaggio teramano, morta dopo due mesi in coma. E poi a chiudere la prima pagina della città, lo sport, con il calcio di Serie C, il sabato più difficile, il Diavolo a casa della capolista Padova. Questo per quanto riguarda appunto la prima pagina della città, sulla quale torneremo più avanti. Adesso invece un passo indietro per continuare a sfogliare il quotidiano Il Centro, ed eccoci al primo piano, le pagine dedicate al primo piano, ovviamente due pagine che riassumono anche con tanto di foto la chiusura della campagna elettorale in Abruzzo. Domani si vota, il gran finale di Movimento 5 Stelle, PD e Centrodestra. Bertolaso torna all'Aquila per Forza Italia, grillini abruzzesi a Roma, D'Alfonso a Pescara.
Andiamo avanti e sfogliamo ovviamente le pagine relative all'attualità politica nazionale e internazionale, perché andiamo ad occuparci subito della nostra regione con la pagina dedicata appunto alla regione Abruzzo. Si parla di giustizia. 2 milioni per assumere i precari di corte d'appello. La regione chiede al Ministero di utilizzare i fondi del sisma del 2016. 6 mesi di contratto per 185 lavoratori che hanno seguito i corsi di formazione. Proseguiamo e siamo a Teramo, le pagine di Teramo e provincia. L'ondata migratoria, ecco i numeri sulla provincia di Teramo che ospita più di 1000 rifugiati. Al momento sono 960 nei 37 centri d'accoglienza sparsi sul territorio e 150 nei due SPRAR di Teramo e Roseto. Sono quasi tutti giovani africani e asiatici, tra i 20 e i 25 anni. Il costo medio pro capite è di 34 euro, 5 comuni li impiegano per lavori di pubblica utilità. E poi c'è anche l'aspetto legato allo sport, perché soprattutto al calcio, alla costituzione di squadre di calcio appunto composte dai migranti. Il fenomeno si espande, in 2 anni sono passate da 1 a 4 le formazioni amatoriali composte da ragazzi africani che ovviamente vedono anche nel mondo del calcio un modo per integrarsi nella nostra società. Nel taglio basso si parla della montagna. A Prati di Tivo la riapertura dipende dalle condizioni meteo. Vento e il rialzo delle temperature non aiutano. Intanto a Monte Piselli aperti seggiovia e campo scuola. La cronaca. Usa auto aziendale fuori servizio. Postino scoperto per un incidente. Con la vettura va fuori strada e finisce a processo per peculato e guida in stato di ebbrezza. In aula una dirigente della società lo difende. Aveva un'autorizzazione verbale ad usare il mezzo. Nel taglio alto la notizia della morte di Gabriella Nardini, la donna di 66 anni, conosciuta da tutti a Teramo e sul web come Chissi. Ma sulla morte è stata aperta anche un'inchiesta, perché si indaga sulla tempestività dei soccorsi dopo un esposto. Il PM potrebbe disporre l'autopsia. Gabriella Nardini si era sentita male l'8 gennaio scorso a causa di un'emorragia cerebrale praticamente in piazza Garibaldi, ed era stata soccorsa, trasportata in ospedale lì dopo appunto circa 2 mesi. Ieri è morta. Andiamo avanti con le altre notizie di cronaca. Macchine rubate e clonate con telai esteri. La polizia stradale sgomina un'organizzazione criminale. Scattano 3 denunce e un arresto. Ancora le pagine dedicate a Teramo. Si parla di politica, polemica nell'ambito del centrodestra. Maurizio Salvi. Sul mercato coperto Brucchi è imbarazzante. L'ex consigliere di Futuro In accusa l'ex sindaco per il rischio di perdere i fondi. L'ho avvisato a novembre, ma secondo lui non c'era pericolo. Ora ci pensi Pizzi. A proposito del voto, sono pronte delle navette per condurre gli sfollati ai seggi elettorali. Uffici comunali aperti oggi e domani per il rilascio di carte d'identità e tessere elettorali. Nel taglio alto c'è la questione della frana in contrada a mezzanotte. Il comune chiede soldi alla regione per i lavori di contenimento appunto della frana che insiste sempre sulla collina appunto di contrada mezzanotte. Verso l'8 marzo le iniziative presentate ieri in provincia dall'ente, dalla Commissione Pari Opportunità e dalla ASL, che celebrano la rete che aiuta le donne. 2 appuntamenti informativi e open day nei reparti di ginecologia e ostetricia. La CPO, in provincia troppe società non rispettano la legge sulla parità nei CDA. A proposito della chiusura di campagna elettorale a Teramo, in piazza solo potere al popolo, conclusione in sordina della campagna elettorale, pochi incontri e tutti al chiuso. In piazza appunto solo il comizio finale della formazione di potere al popolo, invece il centrodestra ha preferito incontri con, tra i candidati e gli elettori in sale chiuse o in ristoranti. Ancora la cronaca, ci spostiamo a Giulianova, il giallo della pittrice. I Santoleri rottamano l'auto, la procura gliela sequestra. Per la quarta volta scattano i sigilli per la Fiat 600 dopo la decisione di figlio ed ex marito. La difesa dei 2 indagati commenta così: un provvedimento inutile, stiamo valutando se impugnarlo. Sanità, Marini, nuovo primario ad Atri, l'ex vice sindaco di Silvi guiderà il reparto di medicina, commenta il consigliere regionale Monticelli, nomina meritata.
nel taglio basso, premio europeo per l'università, iniziativa con 12 partner italiani e stranieri, viene finanziato un progetto internazionale sull'agroalimentare. Siamo sempre in provincia, ma in Val Vibrata, ci spostiamo sulla pagina dedicata al territorio vibratiano, sempre la cronaca in apertura, rubano gasolio dei mezzi Poliservice, presi due fratelli. È successo a Corropoli, i carabinieri li arrestano in flagranza di reato, sono sospettati di altri furti simili ai danni dell'azienda. Lavori a Colonnella, lavori post sisma sulla chiesa di San Cipriano, gara dai tempi incerti. Politica sempre dalla Vibrata, Nereto nasce Consenso Civico, l'associazione include l'ex sindaco Minora ed altri ex esponenti di maggioranza. Invece a Sant'Omero in consiglio l'attuale sindaco Andrea Luzzi e l'ex Alberto Pompizzi si scambiano accuse. E poi nella foto che vedete a corredo di questo articolo in taglio basso si vede la situazione degli asfalti a Sant'Egidio, asfalti ridotti a pezzi sulle provinciali intorno al centro. Andiamo sulla costa, Martinsicuro, i progetti in cantiere, c'è 1,5 milioni per il ponte ciclopedonale, arriva dalla regione Marche per collegare la Sentina al lungomare Truentino. Il sindaco dice è un'opera strategica per il turismo, sarà la pista più lunga d'Italia. E intanto Città Attiva, l'ex sindaco Paolo Camaioni annuncia il comune incassa 1,5 milioni per il quartiere Tronto. Tortoreto, la parcella per la discarica va in tribunale, il tecnico che progettò ampliamento e messa in sicurezza chiede 85.000 euro al comune. E infine Alba Adriatica nel taglio basso, Villa Flaiani, gestione alla Proloco, il comune stanzia 15.000 euro e rinnova l'accordo per gli eventi. Siamo a Giulianova, c'è una notizia che riguarda il circolo nautico, che prevede di far sorgere un museo del mare e anche un bar proprio per far rivivere il nautico. I progetti di Valente, da giovedì nuovo presidente del Circolo Velico Migliori. Vogliamo anche intensificare l'attività sportiva, ma il porto va potenziato. Andiamo a Roseto, case ater, cortili usati come discariche, proteste degli inquilini delle palazzine di Campomare per rifiuti abbandonati negli spazi comuni. Petrini, l'assessore alle manutenzioni, Nicola Petrini, dice interverremo. Nel taglio alto, Salpa, l'azienda non si presenta all'incontro in regione con Lolli, dunque continua a far discutere il caso della vertenza appunto tra i sindacati che rappresentano i lavoratori della Salpa, una vertenza che interessa anche tutte le istituzioni a partire dal comune fino alla regione. Andiamo a chiudere con le ultime notizie, siamo sulla zona sud della nostra provincia, slot manomesse e svuotate da finti giocatori, due arrestati sono residenti a Silvi ma sono stati bloccati ad Ascoli. Secondo gli inquirenti agivano anche in Abruzzo, i due fingevano di scommettere e forzavano gli apparecchi, utilizzate banconote false. Ad Atri polemica sui fondi per la frana di Casoli, continua il botta e risposta tra la consigliera comunale Barbara Ferretti e il sindaco Gabriele Astolfi. La Ferretti dice il sindaco inganna i cittadini sulla frana di Casoli. Nel taglio alto spazio ancora alla cronaca, tampona un'auto e fugge, denunciato un giovane di Atri. E infine si chiude nel taglio basso con Pineto, i grillini, nuova Proloco solo per il PD, Ferretti contesta l'iniziativa. È tutto per le pagine dedicate a Teramo e provincia dal quotidiano Il Centro, adesso andiamo subito sulla pagina sportiva per le varie notizie, i vari argomenti del sabato, ovviamente leggendo ciò che pubblica il quotidiano Il Centro. Partiamo dal campionato di Serie C con l'impegno del Teramo oggi pomeriggio a Padova. Palladini dice Teramo basta regali, serve una svolta, mentre ribatte sul fronte opposto il tecnico della capolista Pierpaolo Bisoli, non ho un bel ricordo dell'andata, quella sconfitta ci brucia ancora, perché una delle quattro vittorie stagionali del Teramo è venuta proprio all'andata contro la capolista. Per quanto riguarda invece nel taglio basso si parla di Serie D, oggi anticipo alle 14.30 l'Aquila Giulianova contro il San Nicolò,
ballottaggio Padovani De Iulis in avanti. È l'unico anticipo del girone F di Serie D, dove sono state rinviate tre partite: Castelfidardo Avezzano, Campobasso Recanatese e Fabriano Cerreto Pineto. Domani in campo anche Eccellenza e Promozione, anche in promozione turno, come dire, sfalsato tra oggi e domani, oggi con tre anticipi: Colonia Pontevomano, Virtus Teramo Luco e Morrodoro Piano della Lente. Siamo al basket, campionati fermi, c'è la Coppa Italia, l'Amatori Pescara si inchina nell'ultimo quarto al Paffonio Megna nei quarti della finaletta di Coppa Italia di Serie B. A Fabriano i pescaresi escono di scena a testa alta. E poi una notizia che riguarda il basket regionale: il presidente della FIP di Girolamo annuncia Roseto Centro Federale del basket 3 contro 3. Chiudiamo con la pallamano Serie A femminile: la Bioapta Teramo ospita il Brixen, mentre in A2 maschile NHC Proger in trasferta. È tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso possiamo tornare, o meglio passare alla città, dopo averne già letto in apertura la prima pagina. Andiamo a sfogliarne l'interno con il primo piano, anche in questo caso dedicato alla chiusura della campagna elettorale. A Teramo, in Piazza Martiri, Piazza Martiri è tutta per potere al popolo, comizi conclusivi prima del silenzio, Teramo snobbata dal centro-sinistra e dai pentastellati, mentre Noi con l'Italia, la formazione di centrodestra, ha chiuso nel capoluogo con i candidati Chiodi e Sottanelli, incontrando i sostenitori al tutto tondo, il locale teramano tutto tondo. Andiamo avanti e passiamo alla cronaca. Postino nei guai, fuoristrada ubriaco con l'auto delle poste, cinquantenne di Rocca Santa Maria finisce sotto processo per peculato e guida in stato d'ebbrezza, ma Poste Italiane gli aveva affidato l'auto anche per esigenze di servizio di una collega nell'entroterra. Ancora cronaca, clonazione di autovetture, rivendevano auto rubate spacciandole per importate dalla Germania. La giudiziaria: avevano l'autorizzazione per il cartellino itinerante, i dipendenti della ASL di Teramo accusati di truffa e peculato respingono l'accusa di aver fatto la cresta sulle timbrature. La sentenza è attesa per giovedì prossimo dopo le ultime arringhe, e quindi dopo, con tutta probabilità, sarà pronunciata la sentenza da parte dei giudici. Protesta a Bisenti per le case popolari dell'Ater, che secondo i residenti cadrebbero a pezzi. Non solo danni del terremoto, ma a preoccupare gli inquilini è la cronica carenza di manutenzione sulle palazzine. Andiamo avanti, ancora ultime notizie che riguardano la politica. Quagliariello firma il patto con Teramo, il senatore si impegna ad aprire un ufficio in città dopo l'elezione per incontrare i cittadini. Mentre parliamo di pari opportunità in vista della festa della donna dell'8 marzo, rete per le donne tra pari opportunità e Open Day, Provincia, CPO e ASL organizzano due giorni di eventi dedicati alla storia e ai servizi. Si comincia il 7 di marzo con un convegno per raccontare 30 anni di pari opportunità, le conquiste e gli obiettivi da raggiungere. Poi l'8 marzo, nel giorno della festa delle donne, Open Day nei reparti ospedalieri di ostetricia e ginecologia a Teramo e Sant'Omero per esami e servizi gratuiti. Taglio basso la cronaca, chi si è spenta nel reparto di rianimazione del Mazzini, lo abbiamo già detto, insomma, il personaggio il cui vero nome era Gabriella Nardini, stroncata da un attacco di cuore a 66 anni, era in coma dall'8 di gennaio. Proseguiamo con le pagine ancora del quotidiano La Città. Ecco le proposte degli studenti ai candidati. L'Udu di Teramo e L'Aquila incassa una raffica di sottoscrizioni da parte degli esponenti del PD e di Liberi e Uguali. Andiamo ancora avanti, siamo alle pagine dedicate alla provincia di Teramo. I candidati sposano le idee per la montagna, in 9 sottoscrivono gli impegni di Mountain Wilderness per il rilancio dell'entroterra e la tutela dell'ambiente. La cronaca nel taglio basso: bracconieri in azione nelle campagne intorno a Battaglia di Campri, le guardie del Parco Nazionale e i carabinieri forestali trovano un laccio grazie alla segnalazione di un cittadino.
Eccoci invece in Val Vibrata, progetto per la rinascita di Villa Flaiani ad Alba Adriatica, un centro di aggregazione per combattere il degrado e la tossicodipendenza. A Conropoli invece beccati a rubare il gasolio dei mezzi della Poliservice, due fratelli di Alba Adriatica arrestati dopo un blitz dei carabinieri di Conropoli. Ancora cronaca, ritroviamo la notizia d'apertura in prima pagina del quotidiano La Città. Offrono sesso all'anziano per rapinarlo. Altre tre rom a processo per aver cercato di ripulire la casa di un 82enne avvenuto a Giulianova. Dopo i ricatti sessuali e danni di un anziano con il coinvolgimento di una minorenne anch'essa ricattata, ecco appunto un altro caso che vede ancora protagonista un anziano. Alternanza scuola-lavoro per lo studente accoltellatore. Salterà l'anno dopo la sospensione fino al mese di giugno che gli è stata imposta dal consiglio d'istituto dell'Ipsia di Giulianova dopo il caso appunto della lite finita nel sangue tra due studenti della scuola giuliese. Ripartono i lavori al porto, sempre a Giulianova, disco verde della giunta regionale agli interventi di messa in sicurezza e per completare la nuova imboccatura. Poi Pineto provoca l'incidente e scappa denunciato. Pirata della strada di Atri si era scontrato con una sessantenne appunto di Pineto. Una volta trovato dagli agenti del commissariato di Atri ha ammesso le sue responsabilità. Andiamo subito a chiudere con la pagina sportiva. Per chiudere con il quotidiano La Città, ovviamente in primo piano il Teramo, il sabato più duro, il diavolo dalla capolista. Teramo a Padova contro la prima, classifica magra e tanti forfè. Per Palladini la vittoria serve come il pane. Sfida difficile per i biancorossi che avranno anche tante assenze, brivido bacio Terracino per un colpo al ginocchio, se non dovesse farcela è pronto Tulli. In difesa rientra invece Cristian Ventola. Nel taglio basso la presentazione dell'avversario ad opera di Antonio Valbruni. Dopo un avvio stentato, la capolista ha messo il turbo e ha fatto il vuoto. Il Padova non avrà a disposizione Guidone, ma nel mercato di gennaio la società ha fatto sforzi per andare in B. E a proposito del Padova, ci sono le dichiarazioni del tecnico Bisoli che accendono un po' la vigilia. Vendicheremo la gara di andata, dice l'allenatore biancoscudato che carica i suoi. Lo stadio euganeo liberato dal manto nevoso che, come vedete anche dalla foto, aveva ricoperto il campo di gioco. Ma nonostante il terreno sarà molto allentato, si giocherà regolarmente. Tre invece le gare rinviate per neve, lo abbiamo già detto, Sant'Arcangelo su Tirol, Feralpi Salò, Ravenna e Fano Gubbio. La Serie D, San Nicolò, Petronio, cuore di capitano contro la sua città, gli inizi della carriera con l'Aquila, poi 12 stagioni ed oltre 300 presenze con il San Nicolò, dunque sarà protagonista assoluto quest'oggi nell'anticipo dell'ex Castrum di Giulianova tra Virtus San Nicolò e l'Aquila. Ed è tutto per il quotidiano La Città con la sua pagina sportiva. Andiamo a chiudere gli ultimi minuti di rassegna stampa, li dedichiamo al web come di consueto partendo da ml.it in home page, ovviamente apertura dedicata appunto al voto di domani, all'ultimo giorno di campagna elettorale che si è chiusa ieri. Tra social e WhatsApp resistono ancora l'altoparlante mobile ed un comizio in piazza. Sono tanti dunque i modi con i quali i candidati, liste e partiti tentano di arrivare ai propri elettori. Le altre notizie, la cronaca, addio a Chissi, è deceduta nel reparto di rianimazione dove era in coma dall'8 gennaio. Poi Jeep, Ford e 500 vendute come importate dalla Germania ma erano rubate in Italia. E infine altre notizie di cronaca, tampono anziana e si dileguò senza soccorrerla, ventenne rintracciato e denunciato, 17enne romeno arrestato al Media World perché aveva rubato 3 iPhone, infine bracconaggio in zona parco, trovati laccio e tracce di mattanza. Tanta cronaca ancora, l'abbiamo anche vista sui giornali, due fratelli sorpresi a succhiare gasolio dei mezzi della Poliservice nel cortile della ditta a Conropoli e infine gli eventi per l'8 marzo presentati dalla Commissione Pari Opportunità e dalla ASL, 30 anni celebrati con un open day ospedaliero per tutte le donne.
Chiudiamo ora con City Rumors, uno sguardo anche alla home page di www.cityrumors.it. Giulianova, accoltellamento a scuola, studente sospeso fino a giugno. Poi Corropoli, succhiavano gasolio dei mezzi della Poliservice in manette due fratelli. E poi ancora a Teramo, con le notizie di cronaca, autovetture clonate ed immatricolate alla motorizzazione, la stradale sgomina una banda. E infine anche in home page su City Rumors la notizia della morte di Chissi, cioè Gabriella Nardini, scomparsa ieri dopo due mesi di coma all'ospedale Mazzini di Teramo. Ed è tutto così per la nostra rassegna stampa. Adesso una breve pausa e tra poco torneremo di nuovo qui insieme con la seconda parte di Prima Mattina.